praticamente notte. Quindi quando dicono che il pesce mangia presto, oggi ne è la prova. È notte, ci prepariamo, si parte. Ci siamo appena incontrati con Jimmy. Buongiorno a tutti. Vediamo, buongiorno, buonanotte a tutti, perché buongiorno, di buongiorno c'è poco. Quindi siamo vediamo, molto mattutini stamani. Ci prepariamo, vediamo che predatore andiamo a cacciare oggi. State pronti, ne vedrete delle belle. Predatori nuovi. Sono le 4:20, direi 4:15, 4:20. Andiamo a prepararci. Perché usciamo così presto? Certo. Abbiamo detto un predatore nuovo, sì. Quindi un predatore strano, particolare. Molto furbo. Dobbiamo uscire, quindi di notte praticamente, sì. Come intendo dire, anche perché io venendo da lontano, certo, sono partito abbastanza presto, quindi un predatore che caccia alla mattina presto. Sì. Quando, Jimmy? Praticamente il nostro predatore che stiamo cercando potrebbe attaccare le nostre esche sul cambio di luce. È un pesce che si muove già da prima del cambio di luce e noi dobbiamo sperare in quel momento di intravedere già qualche attacco sul nostro artificiale. Quindi, un predatore molto veloce, un predatore che comincia a cacciare col buio, sì. Quindi è ancora buio, usciamo e raggiungiamo il posto di pesca. Andremo alla ricerca del barracuda, ragazzi, quindi un pesce stanziale però non facile da trovare, quindi andremo a cercare delle secche in mare aperto. Speriamo bene, Marco, a questo punto. A questo punto, ragazzi, la barca è pronta, mettiamo in moto e partiamo. Andiamo via. Iniziamo a pescare, Marco, perché i fondali sono quelli giusti, l'arba sta per quindi arrivare. Ricordiamo che siamo arrivati su una secca, quindi sì, una secca, tanto mezzo per spiegare cos'è, certo. È una piccola montagnetta che dal fondo si erge verso la superficie, naturalmente attorno a sé crea un po' di vita e fa volte i predatori arrivano. Sì, sì, sì. Quindi peschiamo su questa secca, quindi armiamo le canne e... Partiamo. Abbiamo armato le nostre canne con un jerkbait, quindi un'esca molto sottile, affusolata. In questo caso entrambi abbiamo montato il Super Tide su consiglio di Jimmy, colorazioni visibili in acqua con questa poca luce, quindi certo, giallo-bianco, quindi un colore che possa creare un contrasto naturalmente in acqua. Il barracuda è un predatore che vive in branco, sì, okay, quindi si muovono in branco, cacciano in branco, sì, e quindi ora andiamo alla ricerca di questo bellissimo pesce. Sì. Speriamo, ora stiamo sondando fondali di circa 10-15 metri e cercheremo anche delle marcature di foraggio in modo tale che ci dovrebbero aiutare a individuare questi branchi di barracuda. Allora, su questi pesci andiamo a fare un recupero molto lento con delle cercate molto lunghe, anche lineare, perché di solito inseguono l'artificiale e tutto insieme vi potete sentire strappare la canna in mano. Vai, eccola qui. È anche bello, ragazzi. Bello! Ragazzi, pesce! E anche sembra importante, ragazzi! Sembra veramente importante! Abbiamo trovato il fondale giusto! Speriamo abbia mangiato bene, eh! Guardate la mia Ocean Blast e Invictus 6005 come sta lavorando! Allora, un bellissimo pesce sembra che mette a dura prova la nuova Ocean Blast, che però penso che è una canna che non ha paura di nulla. Quindi un bellissimo pesce. Speriamo abbia mangiato bene, ragazzi. Comincia, eccolo sotto. Bellissimo. Mamma mia, grosso. Bello.
Bello. Oh, bello ragazzi, bello, 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 bello. Aspetta Marco, aspetta, 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 a modo, eh. Vai ora Marco, vai, 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 eccolo! Dai, ragazzi, siamo partiti alla grande. Il primo bacchettone. Facciamolo vedere, mostriamolo. Prima cattura di Jimmy, di un bellissimo esemplare di barracuda. Guardate che dentatura che ha. Questi pesci mettono sicuramente a dura prova l'attrezzatura. Un pesce bellissimo, è un bel combattimento, quindi ora non c'è mai. Ora rimettiamolo in acqua perché sennò ragazzi muore. Barracuda si pensa Caraibi tropici. Siamo in Mediterraneo, siamo in provincia di Livorno, direi tra Livorno e Pisa, quindi questa è una specie di barracuda mediterranea, quindi una taglia un po' più piccola, ha delle caratteristiche molto uguali al barracuda tropicale, quello di vivere in branchi, quindi crea proprio delle colonie e naturalmente preda su pesci più piccoli, quindi sul pesce feroce. Pesci divertenti, come hai visto la cattura di Jimmy, un pesce molto bello, un pesce importante, e vediamo se questo branco magari c'è un qualche suo compagno più attivo. Allora Jimmy, vediamo un attimo le attrezzature che abbiamo utilizzato oggi. Partiamo dalla canna, strumento sì, indispensabile. Abbiamo utilizzato le nuove Ocean Blast. Ocean Blast è fornita in tre modelli di canne, 7.4 con un casting di 40 grammi, 7.9 quella che hai usato tu con un casting di 60 grammi e 8 piedi con un casting di 80 grammi. È una canna praticamente monopezzo, anche se viene definito una due pezzi perché il fusto, quindi il blank della canna, è direttamente innestato nel manico, quindi è 1:1+1. Quindi però tutti gli anelli sono direttamente sul fusto. Utilizzano i nuovi anelli sia guide di nuova concezione, adatti sia all'utilizzo di tracciati che di monofili. Carbonio naturalmente CX1, caratterizzati da questo colore bello, sì, okay? Molto, molto bello, molto, un colore, chiamiamolo da mare, ok? Certo. Calcio lungo, perché Jimmy è fondamentale avere il calcio lungo in queste canne per fare dei bellissimi lanci, perché come vedete molto pratica anche per la ferrata del pesce e per lavorare. Certo, come vedete questi si è in continuazione a spingere sempre più lontano l'esca, sempre più lontano l'esca, e quindi si fa una bella leva. Manico in EVA, placca portamulinello con chiusura ghiera in carbonio, quindi un attrezzo veramente spettacolare, bello. Queste canne Jimmy sono tutte con azione fast, perché è indispensabile per questa tecnica avere delle canne fast? Sono canne con azione fast perché ci permettono di poter lavorare bene sia i long jerk, sia i VTD e sia i popper. Avendo questa azione di punta ci permettono di lavorarli al 100% in maniera molto naturale. Cioè avete visto Jimmy che faceva questi colpi con la canna abbastanza secchi, con la canna fast tutto quello che lui trasmetteva sulla canna veniva trasmesso direttamente all'esca, quindi faceva impazzire quest'esca che porta il predatore ad attaccarla. La pesca, come la ricerca di molti predatori in mare, è caratterizzata da tanti spostamenti in barca, dove i cambi di luce, le correnti, le secche, il movimento dello stesso pesce porta a fare dei spostamenti veloci. Spostamenti veloci con un po' di lanci, quindi si provano un po' di colori artificiali, un po' di lanci a sondare varie colonne d'acqua e se si ha lo strike bene oppure si ricambia il posto.
parliamo di mulinelli, Marco. Quindi abbiamo visto le canne, ora vediamo il mulinello, sì, che è quello che ci permette di gestire il recupero del nostro artificiale e pesce in combattimento. Io sto utilizzando l'Invictus 6005 SVH. È un mulinello che nasce di due misure, il 6005 e l'8000. Questo in particolar modo vanta di 7 più 1 cuscinetti e di un 20 kg di max drag. Ha un rapporto di recupero 5 a 9, di circa, sono circa 105 cm a giro di manovella. Io invece sto utilizzando il nuovo Xenial SV. La Xenial SV è una famiglia di mulinelli 2.5, 3.5, 4.5, nel mio caso di oggi 5.5. 5 a 2 il rapporto di recupero, 6 più 1 i cuscinetti, parliamo in entrambi i casi di mulinelli SV, quindi hanno dei cuscinetti interni stagni, vuol dire che l'acqua che il filo porta nel momento che noi recuperiamo non entra all'interno delle sue sfere e quindi evita il rovinarsi dei cuscinetti, quindi mulinelli destinati all'acqua, come la chiama Jimmy, salmastra. Ok, quindi mulinelli robusti, combattivi. Sono mulinelli 2019, quindi il nuovo catalogo trabucco, adatti a combattimenti importanti perché entrambi i casi hanno un max drag di 20 kg. Abbiamo ridotto, come Jimmy ci ha consigliato, la dimensione dell'esca. Sembra un bel pesce, ha mangiato una botta in canna fortissima, bello. Bello, sentite che musate che dà, mamma mia! Probabilmente anche ridurre la dimensione dell'esca è perché il foraggio è più piccolo. Bello! La Ocean Blast in questo caso sto usando la più leggera, quindi quella con 40 grammi di casting, che questo pesce la mette in lotta. Bello! Con il nuovo Xenial sentite la sua frizione come stride. Lo pensavo anche più piccolo. Guardate nell'acqua che bacchettone. Bello, bello, bello. Bravo Marco. Vai Marco, forza, forza, bello. Guardate qua, bello, bel pesce, che bello, bellissimo. Grande Marco, bellissimo pesce. Vai. Bellissimo barracuda mediterraneo. Bellissimo pesce. È il mio primo barracuda mediterraneo, quindi i consigli di Jimmy sono come sempre preziosi. Guardate che bocca. Poi naturalmente con un corpo così pesce velocissimo. Questo pesciotto ha mangiato un magneto 14, pancia silver, quindi probabilmente il sole sta cominciando ad alzarsi, quindi specchia nell'acqua, colorazione naturale con un dorso azzurro. Questo, come direbbe Jimmy, gli ha garbato. Comunque tra questi lanci stavo ragionando e pensando una cosa, a Jimmy che mi ha detto carica la sveglia alle 2 perché mangiano nel cambio della luce, cioè quando è buio, poi arriviamo qua e mi dice aspettiamo che il sole si alzi. Boh, devo ancora capire qual è il momento giusto, secondo me Jimmy mi sta fregando. Purtroppo ragazzi l'ho slamato un altro, stanno mangiando male, sono veramente inferociti sulla nostra esca, è segno che la misura è quella giusta, ora bisogna aspettare veramente il momento giusto e quello che ha fame. Canne, mulinelli e ora esche. Cosa ci ha attaccato in fondo? A cosa avremo nel mulinello, quindi la lenza la vedremo dopo, gli artificiali. Abbiamo usato quindi Super Tide, magneto, must della famiglia Raptor nel mondo dei long jerk.
Vengono forniti in varie versioni e vari modelli. Nel caso del Super Tide, che lo riconosciamo immediatamente da questa paletta squadrata e da un profilo molto molto slim, 17 cm, 19 cm. La famiglia Magneto più ampia, 14, 17 e 19. Cosa cambia all'interno tra i due Longerk? Rattling all'interno del Super Tide fatto in sfere, classico, blocco cilindrico per la versione Magneto. Perché per cilindrico? Perché permette nel momento che noi andiamo a lanciare di caricare sulla canna, questa sfera si sposta nella parte posteriore dell'artificiale, spingiamo in avanti l'artificiale, anche la sfera va in avanti, quindi guadagniamo in distanza di lancio ed evitiamo al long jerk, soprattutto le misure grandi, di sfarfallare. Long jerk, come ha detto Jimmy, varie colorazioni. Noi abbiamo iniziato a pescare con una colorazione legata anche alla luce che c'era in esterno, alla tonalità dell'acqua che c'era, e man mano che il sole si alzava cambiavamo colore, cercando sempre più di avere un artificiale che assomigliasse a quello che è il foraggio e alla dimensione che cacciavano questi predatori. Naturalmente si è visto che una cattura è stata fatta con un long jerk da 17 e una cattura con un long jerk 14, di due colorazioni completamente diverse. Sì. E ora parliamo di fili, Marco. Abbiamo visto le canne, abbiamo visto i mulinelli, abbiamo visto le esche. In mezzo a queste due componenti c'è un'altra cosa fondamentale. Allora, quello che abbiamo utilizzato questa mattina è il nuovo X8 della famiglia Trabucco, il nuovo Dynatex, quindi abbiamo utilizzato uno 0,22, un 40 libre. È un trecciato veramente morbido. Ricordiamo che è un trecciato di nuova concezione, un trecciato con un buono scorrimento degli anelli, resistente al nodo, quindi un trecciato nuovo, bello. Sì, ricordiamo, come abbiamo detto prima, fondamentale per imprimere anche queste gercate agli artificiali, perché come sappiamo la treccia è secca. Assolutamente. Perché mettiamo il full carbon? Perché abbiamo bisogno di rendere invisibile l'esca, quindi con questo spezzone dalla treccia all'esca praticamente rendiamo neutro, perché il full carbon sappiamo che è invisibile, quindi lo rendiamo invisibile al pesce, l'esca, e quindi sembra proprio un pesciolino che lui deve attaccare. Massima cura per il pesce, ultimo componente, il guadino. Fondamentale per la pesca spinning, lo utilizziamo in tutte le attività di pesca spinning che facciamo, anche dalla barca, i nuovi guadini trabucco, con una bellissima testa fissa con rete no kill gommata, manico fisso come in questo caso, oppure come il suo modello superiore con manico telescopico, quindi permettono di salpare il pesce senza recargli danno, slamarlo e poi ridargli a libertà. Sole ormai è alto, come sappiamo anche nelle nostre altre avventure che abbiamo fatto assieme, questi predatori quando il sole è alto, quando comincia a scaldarsi molto la giornata, smettono di cacciare. Quindi direi che la nostra giornata di pesca è giunta al termine. Purtroppo sì. Non sempre si fanno grandissime catture, abbiamo fatto due belle catture portate in barca, quindi due bellissimi esemplari di pesci, calcolando che non siamo lontanissimi dalla costa, quindi e neanche in un'isola bellissima dell'Italia, due bellissimi pesci portati in barca, qualche altro pesce l'abbiamo sentito in canna, slamandolo purtroppo, che però non sempre, questa è anche la pesca, quindi non sempre rimangono alamati, pesci bellissimi perché ci hanno fatto fare due combattimenti molto belli. Le attrezzature che abbiamo usato, quindi abbiamo Ocean Blast è andata provato, le avevamo già testate durante lo sviluppo di questi prodotti, le abbiamo messe in pratica durante questa giornata, hanno risposto al meglio, anche perché ricordiamo che sono predatori importanti, quindi grossi nuotatori, quindi pesce che fa dei bei molto combattimenti. Perché hanno comunque dei bellissimi occhi, quindi vedono tutto, le nostre esche hanno funzionato veramente bene. Calcolando che c'è acqua chiarissima, quindi molto sole dritto, quindi tante situazioni che non aiutano sicuramente chi usa la canna da pesca. Infatti. Okay. Però ci siamo divertiti anche oggi. Speriamo di aver fatto divertire i nostri amici. Sicuramente qualcheduno diverrà la voglia di andare a fare un combattimento con questi bellissimi pesci. E a questo punto io saluterei, alla prossima puntata, aspettateci presto, ritorneremo sempre più agguerriti. Chiudiamo con scarpe lacciate, cappellino in testa e sempre a pesca. Ciao a tutti. E sulla strada di casa? Troviamo il sugarello, mo che bello, che bello, che bello. Guarda là. Sugarellino per il caciucco. Il caciucco, sì.
Oh, ti ha fatto anche una bella mangiata. Bella, bene. Belli, questi qui adesso ne prendiamo 10 e li freggiamo, eh. Buoni questi, oh. Lo sapevo. Oh, buoni.